Buongiorno, aspettiamo altri 3 minuti prima di cominciare la lezione. Io vi do il mio benvenuto. Una delle prossime lezioni, non so se quella di venerdì o quella di mercoledì della prossima settimana, la dedicheremo a farci un'idea delle conseguenze economiche della situazione che si è venuta a creare a seguito della oggettiva presenza di un'epidemia, cioè il coronavirus, ma anche faremo qualche considerazione sulle modalità attraverso le quali il problema è stato comunicato nel nostro paese e sulle modalità, con cui il problema è stato comunicato in altri paesi. Per far questo utilizzeremo del materiale video già preparato da altri colleghi, e poi lo commenterò. Penso che sia un compito anche quello, anche rientri fra i miei compiti anche questo, cioè quello non solo di spiegarvi i fondamenti della politica economica, ma laddove si presentino delle occasioni di approfondimento di ciò che emerge nella realtà che ci circonda, di affrontare questi temi. Pertanto, dopo che avremo terminato questa parte del programma, con la lezione di oggi, in cui mi auguro di terminare l'argomento relativo ai beni pubblici, con la lezione di domani e forse di dopodomani, vediamo quanto andiamo lunghi, in cui approfondiremo le questioni inerenti all'esternalità. La prossima settimana cercheremo un po', prima di cominciare ad argomentare gli aspetti della politica economica più legati ad un approccio macroeconomico, vedremo un po' di fare una sorta di lezione seminariale che potremmo intitolare La politica economica ai tempi del coronavirus. Spero che voi e le vostre famiglie stiate bene e che stiate riuscendo a studiare e a seguire con profitto le indicazioni che vi ho dato. Oggi forse riesco a risolvere anche il problema delle slide, perché mi sono reso conto che il lettore non presenta nessun problema con il PDF, per cui spero vivamente, seguendo anche i vostri consigli. Adesso vado subito a vedere, però mi pare proprio di sì, che in questa maniera non ci siano problemi. Bene, siete in 80 partecipanti in questo momento, penso che possiamo cominciare. Vi ricordo dove siamo arrivati. Beh, siamo arrivati alla enunciazione dei fallimenti del mercato. I fallimenti del mercato, vi ricordo, sono soprattutto di quattro tipi, cioè si tratta della presenza di beni pubblici, della presenza di esternalità positive o negative, la presenza di asimmetrie informative e la possibilità di trovarsi in una situazione di monopolio naturale, cioè in presenza di subadditività dei costi. Andiamo ad approfondire oggi il concetto di beni pubblici e entreremo nel merito soprattutto di due questioni fondamentali, cioè l'equilibrio concorrenziale in presenza di beni pubblici, il fallimento del mercato in un'economia con beni pubblici. Cercheremo poi di approfondire alcuni aspetti legati a una particolare tipologia di bene
non privato, ma che neanche può essere definito pubblico in senso stretto, cioè i cosiddetti commons o risorse comuni o beni comuni. Ora, innanzitutto vale la pena considerare il fatto che la teoria della politica economica si è sempre interrogata circa i motivi profondi che fanno sì che sia presente e in taluni casi necessario, oggettivamente necessario, un intervento pubblico direttamente nella gestione di alcuni beni. Quindi direttamente nella gestione delle quantità erogabili dei beni e della fissazione di tariffe necessarie alla produzione di questi beni. Di questi beni che presentano dei vantaggi indivisibili. I servizi pubblici nella teoria finanziaria classica sono considerati tali perché sono caratterizzati dalla indivisibilità dei vantaggi. L'esempio classico che veniva fatto era quello relativo alla difesa nazionale, alla difesa militare nazionale. Questo principio, nella teoria finanziaria classica, si traeva la seguente conclusione. Non è possibile individuare un prezzo come controprestazione di un servizio che ha la caratteristica di indivisibilità dei vantaggi. Questo presupponeva quindi una sorta di organizzazione di un pagamento non correlato necessariamente al beneficio e obbligatorio e coercitivo. La teoria dei beni pubblici. Invece, nella accezione moderna, introduce appunto due concetti più astratti, ma anche in qualche modo più utili per raggiungere una completa tassonomia dei beni. Questi concetti sono esattamente i concetti di non rivalità e non escludibilità su cui ci siamo soffermati già nelle scorse lezioni. Attraverso la presenza di questi concetti che vedete riassunti nelle slide, la non rivalità nel consumo, utilizzando la definizione che si trova nel noto manuale di Paul Samuelson, il primo premio Nobel per l'economia, sono i beni che tutti possono godere in comune, nel senso che il consumo di ciascun individuo non comporta sottrazione alcuna del consumo dello stesso bene da parte di un altro individuo. Gli esempi che vengono fatti sono quelli della difesa nazionale, oppure dell'illuminazione pubblica, dei programmi radiofonici. E altri. La caratteristica di non rivalità insieme alla caratteristica di non escludibilità andrebbero a definire un bene pubblico. Anticipo un aspetto del discorso che riguarda esattamente la classificazione dei beni proposta da Samuelson. Mixando la caratteristica di non escludibilità e non rivalità e di escludibilità e rivalità in questa matrice a doppia entrata, abbiamo due casi estremi che sono beni sia escludibili che rivali, che sono esattamente i beni privati, mentre abbiamo i beni non rivali e non escludibili, che sono invece i cosiddetti beni pubblici puri. Che caratteristiche concrete invece hanno i beni che rientrano in un mix diverso, cioè beni escludibili e non rivali e beni non escludibili e rivali. Beni non rivali ed escludibili sono i cosiddetti beni tariffabili. L'esempio classico di bene tariffabile è un'autostrada. Un'autostrada è un bene che è escludibile.
attraverso la presenza dei caselli che presuppongono il pagamento di un pedaggio per poter girare nell'autostrada. È però un bene non rivale, entro certi limiti, su cui torneremo presto. Che cosa significa entro certi limiti? Significa che laddove l'autostrada funziona con un quantitativo di automobili normale, il bene è evidentemente usufruibile senza danneggiare l'altro utente che con noi ne usufruisce. Questo è vero però solo fino ad una certa soglia di disponibilità del bene, perché può emergere un problema specifico che presuppone un ragionamento di politica economica legato al controllo dei flussi, in entrata dei flussi di uscita, che assume il nome di congestione. I beni tariffabili sono quei beni che, pur essendo escludibili e non rivali in condizioni normali, possono porre in talune altre situazioni problemi di congestione. L'altro caso di beni che hanno una caratteristica del bene pubblico, cioè la non escludibilità, ma non hanno la caratteristica della non rivalità, sono quindi beni non escludibili, ma rivali, sono i cosiddetti beni comuni. Ora, che cosa significa in questa accezione bene comune? Beh, in questa accezione bene comune significa che ci troviamo di fronte ad un bene o ad un servizio al quale si può accedere senza nessun problema. Pensate a una riserva di pesca o a una riserva di caccia. In un contesto in cui è consentito pescare e cacciare a tutti, quindi non è necessario avere una licenza. Noi abbiamo un laghetto, possiamo andarci a pescare. Il punto però è che il pesce che pescherò io non potrà essere pescato da un altro. Quindi l'utilizzo di questa tipologia dei beni è caratterizzato da rivalità, anche se non vi è escludibilità, o comunque non può non esserci escludibilità. Già l'esempio che ho fatto precedentemente ci dice che stiamo prendendo in considerazione una specifica politica di accesso al bene, quindi che la non escludibilità nel caso di quel bene è una decisione politica, perché laddove per esempio la riserva di caccia o la riserva di pesca venisse recintata o laddove introducessimo delle licenze, beh, ci troveremmo di fronte ad un certo livello di escludibilità che può quindi talvolta caratterizzare l'accesso a dei beni che, senza però questo intervento istituzionale, avrebbero la possibilità, tra virgolette, naturale di essere caratterizzati da non escludibilità. Ok? Gli esempi classici di beni privati sono i beni di consumo, come i beni alimentari. Gli esempi classici di bene pubblico sono la difesa, oppure nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith vi è la descrizione del faro che illumina l'approdo delle navi sulla terraferma per evitare incidenti. Tema che viene talora affrontato come una situazione di pura esternalità positiva, di completa esternalità positiva, su questo torneremo nella prossima lezione. L'esempio di bene tariffabile è l'autostrada, l'esempio classico di bene comune è la riserva di pesca, una riserva di caccia. Il primo problema che viene posto dalla presenza
di beni rivali e beni non rivali è dato esattamente dalla differenza in termini di equilibrio concorrenziale con i beni, fra queste due tipologie di beni. Quindi i beni rivali, o se volete, i beni privati, sono caratterizzati solitamente dal fatto che la quantità erogata di questi beni è chiaramente suddivisibile tra i consumatori che la consumano. Per cui la produzione di un genere alimentare che viene consumato da due individui A e B viene ad essere data dalla somma tra la quantità del bene che viene consumata dall'individuo A e dalla quantità del bene che viene consumata dall'individuo B. Nel caso invece di non rivalità, viene sottolineato da Paul Samuelson in un lavoro del 1954 che ci troviamo di fronte a dei beni, come per esempio la difesa nazionale, in cui non è possibile suddividere pro capite la quota di erogazione del bene stesso. Lo Stato decide di erogare una quantità X grande di difesa nazionale che risulta un beneficio uguale sia per l'individuo A che per l'individuo B. Questo presuppone una differenza nella analisi dell'equilibrio concorrenziale. Allora, andiamo ad analizzare innanzitutto ciò che accade in presenza di un bene rivale, cioè di un bene in cui il quantitativo di risorse richiesto dall'individuo A e il quantitativo di risorse richiesto dall'individuo B sono diverse tra di loro, sono distinguibili tra di loro. Che cosa accade in questo grafico che è stato introdotto per primo da Bowen? Abbiamo descritte le domande del soggetto A e del soggetto B e notiamo che l'equilibrio si ha in corrispondenza di un prezzo P stellato che andiamo ad individuare grazie ad una semplice operazione di somma orizzontale fra la funzione di domanda che caratterizza l'individuo A e la funzione di domanda che caratterizza l'individuo B. Questa somma genera una funzione spezzata, rossa, che andiamo esattamente a disegnare con una somma orizzontale, per cui, come vedete, siccome nel tratto che sto indicando qui, quello che va dall'intersezione verticale con l'asse verticale della funzione di A e l'intersezione con l'asse verticale della funzione di B, non vi è nessun tratto della funzione di A, il primo tratto della nostra funzione somma di A più di B coincide con il tratto fino, con il tratto iniziale della funzione di B. Dopodiché la funzione di A più B viene esattamente data riportando il segmento che separa dall'asse verticale la funzione di A sulla funzione di B, che lo possiamo fare in più di un punto, prendiamo questo segmento e portiamo di qua e unendo i punti otteniamo esattamente la nostra funzione somma. Data una funzione di offerta S, una classica funzione di offerta crescente, come quella che avete imparato a ricavare nell'analisi microeconomica considerando il tratto crescente della curva dei costi marginali, individuiamo il prezzo P star che deve essere pagato per evitare il fallimento della impresa che eroga il bene privato, il bene rivale, in corrispondenza della quantità Q star che è data dalla somma di QA
con cubi. E fin qui non c'è niente di nuovo. Quello che invece risulta nuovo è il procedimento da seguire nel caso di un bene non rivale. Nel caso del bene non rivale, non è possibile, abbiamo detto, separare il quantitativo Q1 che viene, qua, che viene consumato dal individuo A e dal quantitativo QB che viene consumato dall'individuo B. Abbiamo comunque due funzioni di domanda, di A e di B, ma la quantità è data, la quantità prodotta è data. Cosa però caratterizza questa situazione e non caratterizza la situazione precedente? Beh, il valore che viene assegnato allo stesso quantitativo dall'individuo A e dall'individuo B può essere diverso, come è diverso, per esempio, in questa circostanza. Come vedete, abbiamo data lo stesso quantitativo Q star, che andiamo a individuare sommando questa volta verticalmente le due funzioni di A e di B e quindi andando a riportare la distanza con l'asse orizzontale della funzione di A sulla funzione di B in due punti diversi o in tre punti, come preferite, e poi andando a sommare, e ot si ottiene in questo modo una funzione di domanda verde che va sommata prendendo in considerazione le distanze con l'asse orizzontale, che quindi ha un tratto, quello lì finale, in cui non essendoci la funzione di A, abbiamo che la funzione somma coincide con il tratto finale della funzione di B e abbiamo invece gli altri tratti in cui abbiamo riportato la distanza fra di A e l'asse orizzontale sulla nostra funzione di B. Siamo qui un punto, lo facciamo anche qui, tac, lo riportiamo qui e a questo punto abbiamo la possibilità di disegnare questa funzione di domanda aggregata. Data una funzione di offerta come quella che abbiamo preso in considerazione, avremo la quantità Q star che è data e che non è divisibile vista la natura di non rivalità del bene e invece avremo che i due prezzi che sono espressi sotto un'ipotesi di conoscenza perfetta, o se preferite, sotto un'ipotesi di assenza di asimmetrie informative, o se preferite, sotto l'ipotesi di sincerità da parte dei consumatori rispetto al valore che viene assegnato al bene pubblico, avremo che il livello del prezzo inteso come quantitativo monetario che deve essere raccolto dal produttore del bene per erogare il quantitativo necessario, viene esattamente suddiviso questa volta in modo tale che l'individuo B paghi il prezzo B, cioè il valore che egli ha dichiarato per usufruire del quantitativo Q star di bene pubblico, mentre l'individuo A pagherà il prezzo PA, cioè il valore che gli ha dichiarato, che è diverso, può essere diverso dal valore espresso dall'individuo B, sempre per usufruire della medesima quantità. Quindi a questo punto ci troviamo di fronte a una condizione di equilibrio che è diversa da quella del mercato concorrenziale. Quando voi in presenza di beni privati, cioè di beni rivali, quando voi avete studiato in microeconomia la condizione di equilibrio in un mercato concorrenziale con beni privati, la vostra condizione di uguaglianza era data dalla uguaglianza tra i saggi marginali di sostituzione espressi da due individui nei confronti dei due beni. Qui la questione invece diventa diversa. La non rivalità modifica le condizioni di offerta efficiente valide per i beni privati e la condizione di equilibrio sul mercato
risultato espresso in un pubblicato in un articolo di Samuelson nel 1954, che coincide in un contesto normativo anche con le condizioni di ottimo sociale in presenza di beni pubblici, sarà dato dalla somma dei sargi marginali di sostituzione tra bene privato e bene pubblico di tutti gli individui, uguale al costo marginale della produzione del bene pubblico. Quindi non avremo più che la condizione di efficienza nello scambio è data dal saggio marginale di sostituzione fra i beni, in questo caso A e B, dell'individuo A, uguale all'analogo saggio marginale di sostituzione espresso dall'individuo B. Avremo, lo ripeto, che la somma dei saggi marginali di sostituzione fra bene privato e pubblico di tutti gli individui sarà uguale al costo marginale della produzione del bene pubblico. Questo risultato è ottenibile però se e solo se colui che governa, il policy maker, è in grado di conoscere le valutazioni degli individui, cioè solo in una situazione di conoscenza perfetta o se preferite in assenza di asimmetrie informative o se preferite in assenza di un comportamento opportunistico da parte degli individui, comportamento opportunistico che invece di solito caratterizza l'usufruire di un bene pubblico da parte del cittadino. In presenza di un comportamento opportunistico, ci troviamo esattamente in una condizione analoga a quella della vignetta che vedete qui. Cioè è una situazione che si chiama di free riding. Qui abbiamo il signor Barnes che non pedala in un tandem e quindi tutto quanto il peso di questo servizio viene sostenuto dal suo assistente. E questo, laddove ci trovassimo di fronte a un servizio erogato da un mercato che presuppone che le valutazioni marginali dei beni da parte degli individui siano correttamente espresse per far sì che il quantitativo di bene offerto sia esattamente quello necessario, ci troveremmo di fronte a una situazione di fallimento del mercato, perché il mercato, in presenza di comportamenti opportunistici, o se preferite di free riding, fallisce proprio perché gli individui non hanno interesse a rivelare le proprie valutazioni marginali rispetto ai beni. Quante situazioni di beni pubblici noi ci troviamo a incontrare nella nostra esistenza in cui la presenza del free riding mette a repentaglio la sostenibilità del bene stesso. Basta pensare ai tanti problemi legati alla salvaguardia della natura, alla salvaguardia dell'ambiente, che andremo ad affrontare in modo più preciso nella prossima lezione a proposito dell'esternalità. Proprio perché il free riding può essere visto come un costo esterno che viene provocato in presenza di un bene pubblico. Bene, vogliamo verificare intanto se potete farmi delle domande con la chat. Casomai oggi funzioni. Verifichiamo. Qualcuno fa una prova? No, neanche oggi sembrerebbe in funzione la chat. Rimane sempre quindi la nostra regola, che è quella che prevede che laddove ci siano delle domande, voi me le ponete per email e io poi rispondo sulla piattaforma Moodle con una mail complessiva. Ok, ragazzi? Benissimo. A questo punto riprendiamo il nostro discorso. In
Ripartiamo dalla nostra slide legata alla classificazione dei beni, perché mi sono dimenticato di fare una piccola considerazione di carattere marginale. La differenza fra beni privati, beni pubblici, beni tariffabili e beni comuni talvolta viene espressa con un linguaggio diverso, per cui un bene rivale e non escludibile viene definito da taluni autori common property resource e viene considerato un bene privato che per varie ragioni non è escludibile. L'esempio che questi autori fanno è addirittura quello della sanità e delle risorse marine, quindi anche qui delle riserve naturali. La sanità, che è un tema estremamente rilevante nel caso del dibattito di politica economica rispetto ai casi di fallimento di mercato. Come vi ho già detto nella scorsa lezione, il fatto che la sanità sia erogata dal pubblico in molti paesi. Guardate bene, anche in un paese come gli Stati Uniti e anche prima della riforma Obama, che taluni ritengono non senza ragione non abbia introdotto una sanità pubblica, cioè un sistema sanitario nazionale negli Stati Uniti, perché è stata estremamente rivista poi rispetto al testo originario del presidente Obama. Neanche prima comunque di questa riforma erano assenti forme di erogazione completamente pubblica della sanità, ma limitate ad alcuni soggetti, soggetti molto anziani, soggetti molto deboli. Si tratta del Medicaid e del Medicare. Vi dicevo però nella scorsa lezione che la sanità trova in molti autori, anche americani come Joseph Stiglitz, una sua giustificazione come erogazione direttamente pubblica per la presenza di un'altra tipologia di fallimento di mercato, che sono le asimmetrie informative, che possono caratterizzare procedure di selezione avversa in presenza di una situazione in cui sono le assicurazioni private che erogano il servizio, proprio perché non potendo gli assicuratori rendersi chiaramente conto di quelle che sono le caratteristiche specifiche degli assicurati, proprio per questo offriranno dei contratti incompleti. Offrendo dei contratti incompleti non si potrà garantire l'universalità del servizio sanitario per tutti quanti i cittadini e questo addirittura potrebbe mettere in campo dei meccanismi per cui il contratto è più completo laddove l'informazione è più chiara, ma l'informazione è più chiara laddove c'è un rischio minore di contrarre malattie e questo genera quindi una situazione di cream skimming, cioè di selezione da parte dell'erogatore del servizio. Su questa considerazione, quindi, la maggior parte degli economisti ritiene che la sanità debba essere erogata pubblicamente. Rispetto invece alla caratteristica di non rivalità e non escludibilità del bene pubblico salute, chiaramente, vi è una, possibile critica, che non c'è invece se si guarda il problema dal punto di vista della simmetria informativa. Cioè, non è vero che la sanità, cioè, sia un bene che generalmente non presupponga rivalità. La visita medica o la possibilità di entrare in una terapia intensiva, cosa di cui ci rendiamo conto in questi giorni e che ci continuano a ripetere, ed è il vero motivo per cui è stata presa questa misura di chiusura degli ambienti pubblici e questa forte indicazione di restare nelle proprie dimore tranne per motivi di lavoro. Dicevo, una situazione di erogazione della volta a preservare il bene salute va incontro a situazioni di congestione. Ed è per questo che il bene pubblico salute può essere considerato
non un bene pubblico puro, ma una common property resource, esattamente come un qualsiasi bene che non è escludibile, e non è escludibile in questo caso per ragioni di carattere valoriale, di carattere etico, ma è rivale, e anche qui la rivalità non è caratteristica, diciamo, non ipotizzabile, perché ci possono essere situazioni come delle situazioni emergenziali, come quelle che viviamo nei nostri giorni, in cui il bene salute diventa rivale. L'altra modalità con cui vengono invece definiti i beni tariffabili, cioè quei beni non rivali ed escludibili, è club goods, cioè nascono perché? Perché vi è la possibilità di escludere qualcuno dal beneficio. Anche qui è una scelta, esattamente come il casello autostradale o come il fatto che quando andiamo a prendere il treno esistono alcune compagnie che ci mettono a disposizione dei divanetti se e solo se abbiamo una particolare carta che andiamo ad acquistare, che ci dà la possibilità dell'escludibilità. Bene. A questo punto torniamo a ragionare sul problema del free riding che caratterizza sia il bene pubblico in forma pura, sia le forme di bene tariffabile e di bene comune. Se la decisione relativamente a quanto produrre e consumare fosse lasciata ai produttori e ai consumatori, ci potremmo trovare in una situazione di dilemma della cooperazione. Perché la quantità prodotta potrebbe essere inferiore a quella socialmente ottima, oppure addirittura il bene potrebbe non essere più prodotto, oppure potrebbe essere danneggiato e non più preservato, proprio a causa di un comportamento opportunistico che è legato a sua volta alla possibilità di non dichiarare sinceramente il valore che a livello individuale attribuiamo a quel bene, quindi tirandoci fuori dalla effettiva, necessaria preservazione di quel bene attraverso il pagamento del prezzo che gli dobbiamo. Il modo migliore per affrontare questo problema è ricorrere alla teoria dei giochi. Anche qui utilizzeremo esattamente una matrice a doppia entrata che dovreste avere già visto nel caso di studio delle forme oligopolistiche di mercato già nel corso di microeconomia. Ma l'andiamo a vedere con molta calma. Ci troviamo di fronte, in questo caso, all'analisi della domanda di un bene pubblico come gioco non cooperativo. Come vedete, abbiamo un soggetto A che può mettere in campo due strategie: contribuire a livello monetario, erogando il prezzo che sarebbe opportuno erogare per la salvaguardia del bene pubblico di cui lui gode, oppure può decidere di non contribuire. Lui fronteggia questa scelta prendendo in considerazione le strategie degli altri soggetti. In questo caso, ed è importante, gli altri soggetti sono rappresentati dalla collettività in senso lato, cioè non abbiamo una forma esplicita di confronto, abbiamo una scelta che viene presa implicitamente da un soggetto ipotizzando diverse strategie che dipendono dalla strategia della società. I payoff, cioè i valori monetari espressi nelle diverse parti di questa matrice a doppia entrata, si riferiscono solamente ad A. Ora, il valore di usufruire del bene pubblico è pari a 10. Il valore di usufruire del bene pubblico pagando il prezzo che corrisponde al quantitativo richiesto ad A è pari a 5, per cui se A contribuisce
e gli altri contribuiscono, il valore del payoff sarà 5, perché sarà dato dalla differenza fra 10, che è il godimento del bene per A, meno 5, che è il quantitativo di perdita di benessere di A nel momento in cui paga per poter usufruire del bene, per poter contribuire alla salvaguardia del bene pubblico. Quindi, se gli altri contribuiscono e A non contribuisce, A non deve pagare e quindi non bisogna sottrarre a 10 la quota di 5. La società A si comporta da free rider, il bene pubblico viene posto in essere, possiamo immaginare che si tratti esattamente come da caso scuola dell'organizzazione di un sistema di difesa nazionale, c'è la difesa nazionale, A non ha pagato e contribuì perché non ha evaso il fisco, ipotizzando che la difesa nazionale sia completamente sostenuta dal pagamento dei tributi degli individui e quindi ha un payoff pari a 10. Se A invece contribuisce, il suo payoff è pari a 5. Se nessuno contribuisce ed A contribuisce, A paga le tasse, quindi è meno 5 il suo payoff, a fronte di un servizio che però non viene concesso perché non si è raggiunta la cifra necessaria per poterlo erogare, quindi avremo 0 meno 5. Se invece nessuno contribuisce, A non contribuisce, gli altri non contribuiscono, il payoff è pari a 0. A questo punto vediamo qual è la strategia dominante. Quindi ragioniamo in questo modo. Quale sarà la scelta di A se gli altri contribuiscono? È come se coprissimo la seconda colonna e confrontassimo l'opportunità di contribuire e non contribuire quando gli altri non contribuiscono. Beh, avremo che 10 è superiore a 5 e quindi ad A conviene non contribuire. Verifichiamo a questo punto qual è la strategia dominante nel caso in cui gli altri non contribuiscano. Quindi è come se coprissimo la prima colonna e confrontassimo il payoff che si riferisce ad A quando contribuisce, meno 5, col payoff che si riferisce ad A quando non contribuisce, 0. Cosa conviene fare ad A? Ancora una volta non contribuire. Quindi in una situazione del genere, l'incentivo al free riding domina l'incentivo alla contribuzione. La situazione tende ad essere diversa quando invece di avere un individuo isolato che prende le sue decisioni rispetto all'ipotesi comportamentale del resto della società, ci troviamo ad avere una vera e propria forma di mediazione possibile, che ritirerebbe in ballo sotto certi aspetti l'analisi dei voti, delle scelte che abbiamo effettuato nelle scorse lezioni. E che lasciamo in sospeso. Cioè, noi stabiliamo qui che comunque il modo in cui viene espressa la mediazione sia chiaro e sia legato semplicemente a un'analisi in termini di teoria dei giochi che non dipende dal criterio di voto che viene adottato. Ci troviamo qui di fronte a una forma di rappresentanza certa, per cui è come se ci trovassimo in una società in cui abbiamo due gruppi di individui. Il primo gruppo di individui è rappresentato da A, il secondo gruppo di individui è rappresentato da B. I payoff a questo punto vengono raddoppiati. Per convenzione, il primo numero in ogni casella si riferisce ad A, il secondo numero in ogni casella si riferisce a B. Stesso ragionamento. Se A contribuisce, B contribuisce, cioè se A che rappresenta un pezzo, la metà della società, contribuisce, B che rappresenta l'altra metà della società, contribuisce, il payoff sarà sia per A che per B 10 meno 5.
dove 5 è il pagamento necessario per usufruire o per salvaguardare o per produrre il bene pubblico, sia per A che per B. E 10 è il godimento, sia per A che per B, del bene pubblico. Per cui se entrambi contribuiscono si dividono le spese e anche i benefici. Cosa succede se nessuno dei due invece non contribuisce? Se nessuno dei due non contribuisce, il bene pubblico non si fa ed entrambi si trovano quindi ad avere un payoff pari a zero. Cosa succede invece se B contribuisce ed A non contribuisce? Beh, in questo caso A non paga, però non gode neanche del bene pubblico perché il bene pubblico sia posto in essere in questo caso, abbiamo bisogno chiaramente che le due parti della società, che sono rappresentative ciascuna di metà della società, raccolgano esattamente il quantitativo monetario pari a 10 che serve per un godimento complessivo pari a 10. Per cui B è danneggiato, nel senso che è come se avesse impegnato monetariamente le sue risorse per non poter godere del bene. A non è danneggiato, ma non ha la possibilità di godere del bene pubblico. Cosa succede viceversa se A contribuisce e B non contribuisce? Abbiamo esattamente una situazione simmetrica. A impegna le sue risorse monetarie e ha un payoff negativo pari a meno 5 e B non ha impegnato le sue risorse monetarie, ma non ha neanche il godimento del bene pubblico. Quindi in questa situazione, qual è la strategia dominante per A? Ancora una volta, verifichiamo qual è la strategia dominante per A in una situazione in cui B contribuisce. Quindi confrontiamo i due payoff, abbiamo 5 e 0. Se B contribuisce, ad A conviene contribuire. Qual è invece la strategia dominante per A quando B non contribuisce? Beh, quando B non contribuisce, il confronto è fra meno 5 e 0. Quindi ad A conviene non contribuire. Se facciamo la stessa analisi per B, otterremo esattamente la stessa conclusione. In un contesto così fatto, in cui è aperta esplicitamente una mediazione, quindi possiamo dirlo in questi termini, con il titolo della slide, in cui abbiamo una domanda di un bene pubblico per piccoli numeri, ci troviamo di fronte a una strategia dominante di contribuzione al bene pubblico se e solo se anche l'altra parte contribuisce. Laddove invece la strategia dominante sarà quella della non contribuzione solo se l'altra parte non contribuisce. Nell'analisi della teoria dei giochi, questa situazione ci dice che ci troviamo in presenza di due equilibri di Nash, quello dato dalle strategie A contribuisce, B contribuisce, 5-5, e quello dato dalle strategie B non contribuisce, A non contribuisce, 0-0. Da che cosa dipende il fatto di raggiungere uno o l'altro equilibrio? Beh, è possibile rispondere a questa domanda solo se il gioco viene ripetuto più volte. Questo tipo di analisi è stata fatta in un noto torneo, non legato ai beni pubblici, ma al famoso caso del dilemma del prigioniero che ha una sorta di payoff analoga, il torneo di Axl Rudd, in cui è giunto in qualche modo a mostrare come un equilibrio di Nash possa essere o non essere raggiunto se e solo se si forma una sorta di confidence, di fiducia fra le parti coinvolte. Cioè, se ripetendo il gioco il perseguimento dell'equilibrio di pari contribuzione viene riconfermato di volta in volta, vi sarà una tendenza a continuare a contribuire. Laddove però qualcuno viola l'accordo, tenderà a prevalere nel tempo la scarsità di fiducia e quindi la strategia di non contribuzione comune. Questo ci dice che la ripetibilità del gioco e quindi la struttura fiduciaria che sta alla base di una mediazione sociale diventa rilevante. Cosa significa questo dal punto di vista della politica economica? Beh, questo significa cercare di ragionare
in una dimensione che è locale, cioè in una dimensione in cui il controllo dei rappresentanti A e B da una parte e il controllo della controparte sia possibile, o se preferite, non sia soggetto ad alti costi. E questo è possibile solamente sul livello di governance che non deve essere dispersivo. Ed è qui che emerge chiaramente la rilevanza di uno dei principi giuridici più discussi nel nostro paese in generale e che merita un piccolo approfondimento. Io mi sto riferendo al principio di sussidiarietà, cioè è quel concetto per cui un'autorità centrale avrebbe una funzione essenzialmente sussidiaria, essendo ad essa attribuiti quei solo compiti che le autorità locali non siano in grado di svolgere da sé. Se immaginiamo che tutti i compiti svolgibili dalle autorità locali sono paragonabili a situazioni di finanziamento, supporto, erogazione, salvaguardia di beni pubblici, possiamo in qualche modo avere un primo schema tal riguardo. Ora, la possibilità di gestire i beni pubblici a livello locale, dove la fiducia si instaura più facilmente, incontra però un limite, in quanto alcuni beni pubblici presuppongono per la loro fornitura e la loro salvaguardia delle economie di scala che possono non essere realizzabili a livello locale, ma solamente a livello statale. Pensiamo alla difesa. Vi è però anche un altro problema. Nel momento in cui interviene lo Stato, si stabilisce a livello nazionale che un bene pubblico debba essere attribuito e preservato attraverso un finanziamento equamente ripartito tra i cittadini e coattivamente prelevato, per esempio, con l'imposizione fiscale. Si possono quindi presentare problemi di corretta amministrazione delle finanze pubbliche che si connettono ad una questione alla quale è difficile rispondere. Le finanze pubbliche sarebbero meglio amministrate se si desse maggiore possibilità di prelievo fiscale e di uso di quel prelievo fiscale a livello locale oppure no? Un tema che nel nostro paese è rimasto sempre tra i problemi affrontati in modo parziale e che viene raccolto, diciamo, sotto il grande dibattito legato al federalismo fiscale. Vi è poi un altro tema che vale la pena sollevare e che è stato sollevato da un gruppo di studiosi di diritto amministrativo che hanno proposto uno strumento molto utile a livello locale che vi invito ad andare a studiare, che è la cosiddetta carta della sussidiarietà. Mi riferisco al laboratorio Lapsus che è stato creato da un professore di diritto amministrativo che ho avuto il piacere di conoscere, che si chiama Gregorio Arena. Qual è il problema che il laboratorio Lapsus si trova ad affrontare? Alcuni beni pubblici sono beni del demanio. Dal punto di vista del codice civile, un bene demaniale è un bene che, vista l'impossibilità della amministrazione da parte dei cittadini, resta di proprietà di questi ultimi, ma è amministrato dallo Stato. In teoria, quindi, lo Stato, non essendone il proprietario, non potrebbe venderlo, a meno del parere positivo dei cittadini. Si tratta di un tema che ha aperto la necessità di rivedere le regole presenti anche nel nostro codice civile, così come è stato fatto, anche se non è stato portato a termine questa procedura, ma è stata affrontata solo in una forma di consulenza nel 2007 dalla commissione Rodotà. Il punto era quello di distinguere fra beni amministrati dallo Stato e beni di proprietà dello Stato. I primi vengono definiti dalla commissione Rodotà dei beni comuni con particolari caratteristiche giuridiche. Si tratta di cose che esprimono utilità funzionale all'esercizio di diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona che devono essere tutelate e salvaguardate anche a beneficio delle generazioni future. E vi è una lunga lista di queste tipologie di beni.
che comprendono beni di carattere naturale come i fiumi, i torrenti, i laghi, i paesaggi, ma anche i lidi, e beni di carattere culturale come i beni archeologici. In termini di policy, questo crea dei problemi importanti, perché nel costruire opere pubbliche che intaccano il paesaggio ci sarebbero dei blocchi amministrativi molto rilevanti. Forse è proprio per questo che questo disegno di legge delega non è mai diventato legge. Ma dal punto di vista di alcuni beni demaniali che appunto sono in gestione dello Stato, ma sono di proprietà in realtà dei cittadini, vi possono essere altri tipi di problemi di carattere locale molto interessanti e molto frequenti. Ci capita spesso nelle nostre città di passeggiare, di incontrare dei luoghi lasciati in condizioni fatiscenti. E per ironia della sorte, se decidessimo di occuparci personalmente di questi luoghi, un parco del comune, un prato che appartiene sempre al comune, noi staremmo potenzialmente commettendo un reato litorale. Si tratta di un paradosso, perché in effetti noi staremo compiendo il reato di amministrare un bene che per legge deve amministrare un ente pubblico. Anche laddove l'ente pubblico non lo amministra, se noi ce ne occupiamo, l'ente pubblico può denunciarci per appropriazione indebita di patrimonio pubblico. Si tratta chiaramente di un paradosso che è stato messo in luce proprio dal laboratorio Lapsus. Questi studiosi, che pongono chiaramente al loro centro una declinazione adeguata del criterio di sussidiarietà, hanno costruito una carta della sussidiarietà applicabile a livello locale, che presuppone semplicemente l'approvazione da parte del Consiglio comunale. La carta della sussidiarietà è stata approvata in moltissimi comuni, trovate nel sito di Lapsus, tra l'altro un video molto bello che vi spiega la rilevanza di questo strumento, e tra le altre cose, questo ha consentito il recupero di una reggia del 1800 che era utilizzata dalla mafia per fare le riunioni criminali e oggi invece è gestita da un comitato territoriale. Vi è un altro tema a questo punto che devo affrontare prima di concludere la nostra lezione. Il tema dei beni comuni, esattamente di quei beni che abbiamo introdotto sia nell'analisi della tassonomia proposta da Samuelson, che prevede quindi una non riconducibilità completa al bene pubblico puro, cioè quei beni che hanno la caratteristica di rivalità e non esclusività. Vi è un articolo molto importante pubblicato nel 1968 sulla rivista Science e scritto da Garrett Hardin. È un articolo che ha un titolo molto esplicativo: The Tragedy of the Commons. Secondo Hardin, l'unica soluzione possibile per preservare delle risorse collettive sarebbe o l'instaurazione di una autorità esterna che impedisce che vi siano comportamenti che mettono in pericolo la salvaguardia di quei determinati beni, oppure il mercato. Quindi il bene collettivo può essere preservato solo cedendo una parte della libertà individuale a un'autorità esterna che disponga strumenti di coercizione, oppure non è più collettivo. Non sarebbero quindi possibili per Hardin forme di gestione di un bene che siano diverse dall'intervento pubblico, o dalla gestione completamente privata del bene stesso. L'articolo di Hardin pone un esempio storico che
venne descritto da un allievo di Robert Malthus, un economista classico che dovreste aver incontrato nel corso di storia del pensiero economico, che intrattenne un confronto agguerrito con David Ricardo a proposito dell'opportunità o meno di tutelare i proprietari terrieri, e che anche il padre della teoria dei salari a livello di sussistenza utilizzata dai classici è dipendente da ragioni demografiche sostanzialmente. L'incremento dei salari, vi ricordate, genererebbe un eccesso di popolazione che comporterebbe necessariamente un eccesso di offerta di lavoro che genererebbe di per sé una riduzione dei salari, che però se andassero sotto il livello di sussistenza genererebbe a sua volta una carenza di offerta di lavoro che genererebbe quindi un incremento dei salari. L'allievo di Malthus si chiama Robert Foster Lloyd e nel 1833 utilizza un esempio. L'esempio del pascolo. Il pascolo è gestito, secondo Foster Lloyd, ripreso da Hardin, come cosa di nessuno, come res nullius, per cui non ci sono diritti di proprietà, ma ci sono tante famiglie di pastori che hanno le proprie pecore e le fanno pascolare. Quindi è un bene comune, nel senso però, ci dicono Foster Lloyd, è un bene che non è di nessuno. In questa circostanza, l'incentivo razionale per i pastori, quando gli affari vanno bene, è quello di comprare più pecore. Se gli affari vanno bene per tutti, tutti comprano una pecora in più. Ma l'erba a questo punto inizia a scarseggiare e viene meno la fertilità del terreno, così le pecore iniziano a morire e quindi si continueranno razionalmente a comprare più pecore per sopperire la perdita. Ma la tendenza sarà quella in realtà di danneggiare lo stesso pascolo. Tutto si concluderebbe quindi in una tragedia dei commons perché non ci sarebbe coordinamento e cooperazione fra i pastori e i pascoli, e i pascoli perderebbero completamente la propria fertilità. La morale qual è? Non imponendo diritti di proprietà e regole certe, nel lungo periodo un bene sparisce, si deteriora. Quindi o si rinuncia alla propria libertà individuale attraverso un'autorità esterna che si preoccupa di inserire le sanzioni alle violazioni delle norme, oppure si crea un mercato in cui i diritti di proprietà possono essere goduti solo da alcuni pastori, ma non da tutti. Storicamente, però, come è stato segnalato da un premio Nobel, il primo premio Nobel donna per l'economia, Elinor Ostrom, questo caso studio non risponde alla realtà. Nel 1968, quando Hardin scrive: "Siamo all'inizio di una ripresa dell'approccio politico ispirato ai criteri del libero mercato e il caso di Hardin viene citato da tutti coloro che vogliono il successo delle teorie antistataliste, volte a ridurre la libertà di auto-organizzarsi da parte degli individui al di fuori delle regole del libero mercato." Quindi non esisterebbe un'alternativa fra forma privata e forma coercitiva e sarebbe migliore la forma privata laddove si vuole difendere la libertà degli individui. Ma Harding, come Ostrom nota, prima di tutto confonde res nullius con res communis. Un conto è dire che una cosa è di nessuno, un altro conto è dire che una cosa è una cosa comune. In quest'ultimo caso, infatti, i principi regolativi esistono e come, anche se possono non essere formalizzati in modo, diciamo, rispondente alla stesura di un contratto.
ma possono essere informali o, se preferite, consuetudinari. Il secondo punto critico dell'articolo di Hardin è che storicamente il problema raccontato da Foster Lloyd è successivo alle enclosures e non precedente, cioè è esattamente il problema che si pone, quello della salvaguardia della fertilità dei pascoli, dopo che vengono imposte le chiusure delle terre comuni dal sovrano attraverso le recinzioni in Inghilterra. Il problema si crea proprio perché nei pascoli intorno vengono recintate le terre e si impone il diritto solamente tipico delle cose private. È questo che crea il fallimento delle res communes. Queste falliscono per una pressione dall'alto di imposizione dei diritti di proprietà. E la fine, quindi, delle relazioni consuetudinarie che esistevano tra pastori e pastori, e tra contadini e contadini, e che erano molto attente alla riproducibilità del bene considerato come res communis. Coloro che non hanno proprietà vengono buttati fuori dai pascoli nelle terre private e costretti all'illegalità oppure a cedere la loro forza lavoro a chi ha avuto la possibilità di acquistare il diritto privato attribuito dal sovrano. La procedura istituzionale che conduce al pascolo di Lloyd Foster, raccontato da Hardim, va quindi contestualizzata a queste vicende storiche. In particolare, queste seconde considerazioni che vi ho svolto le potete trovare in un libro che si intitola Il comune come modo di produzione, scritto da Carlo Vercellone, Francesco Brancaccio, Alfonso Giuliani e Pierluigi Vattimo, che hanno lavorato con me alcuni anni fa ad un progetto europeo che si chiama Dissent, e hanno cercato di utilizzare queste riflessioni per applicarle non tanto a dei beni naturali, ma alle nuove forme di servizi, così possiamo esprimerci, che sono rese possibili dalle piattaforme informatiche, dai nuovi software informatici, da tutte le potenzialità tecnologiche legate, chiamiamole, alla rivoluzione internet, su cui non vi sono chiare forme di diritti di proprietà. E la tendenza è chiaramente quella di imporre questi diritti di proprietà come una proprietà intellettuale, senza dare spazi a forme di diritto diverse dal diritto privato, che invece potrebbero essere ispirate esattamente all'ideale che risale al diritto romano delle res communes. Ritorniamo però al lavoro di Elinor Ostrom, proprio perché Elinor Ostrom approfondisce nel concreto le caratteristiche delle risorse comuni. E come lo fa? Elinor Ostrom scrive diversi contributi. Il principale suo lavoro è stato pubblicato dalla Cambridge University Press nel 1990 ed è intitolato Governing the Commons. La Ostrom non si limita a fare un lavoro di natura teorica. Ci sono importanti contributi nella forma della teoria dei giochi, ci sono i contributi in cui critica, secondo le tracce che prima ho illustrato, il lavoro di Hardin, ma la Ostrom soprattutto utilizza delle tecniche tipiche degli antropologi per fare ragionamenti di tipo economico. Per 15 anni gira il mondo e individua in diversi luoghi tutte quelle esperienze millenarie di beni naturali gestiti senza imporre la proprietà privata.
e senza che ci sia uno Stato ad imporre delle regole. Cerca nel concreto la presenza di beni comuni che hanno una tradizione millenaria. Questo lavoro consente alla Ostrom di individuare una terza soluzione diversa dalla privatizzazione e dalla gestione autoritaria e coercitiva. E in secondo luogo le consente di individuare 8 criteri che servono a definire le caratteristiche delle risorse comuni. Quali sono questi 8 criteri? Poi torniamo su queste considerazioni. Sono i seguenti. Dei confini chiaramente definiti, così da esplicitare le modalità di utilizzo della risorsa comune ed identificare tutti coloro che hanno il diritto di prelevare unità della risorsa e assicurare un'effettiva esclusione dei soggetti esterni che non hanno diritto ad accedervi, cercando di evitare in questo modo comportamenti opportunistici che possano mettere a rischio la risorsa comune. Questo non significa necessariamente che i soggetti esterni non possano accedere al bene comune, ma significa che devono essere regolati attentamente, proprio per evitare un problema di opportunismo e di congestione. Due, delle regole precise relative alla appropriazione e alla fornitura delle risorse che devono adattarsi al contesto locale, cioè una congruenza fra regole di mantenimento e sfruttamento e preservazione della, chiamiamola, comunità locale che usufruisce ma si occupa anche del bene. 3. Modalità di scelta collettiva che permettono alla maggior parte dei membri di partecipare al processo decisionale. 4. Un monitoraggio effettivo del funzionamento della risorsa comune da parte dei membri o di persone che devono rendere conto alla comunità di riferimento, cioè un controllo condiviso. 5. La messa in opera di sanzioni progressive per chi viola le regole della comunità, comprese quindi quelle sanzioni rivolte a chi si comporta in modo opportunistico. 6. Dei meccanismi di risoluzione dei conflitti che siano poco costosi e di facile accesso. 7. L'autodeterminazione della comunità deve essere almeno parzialmente riconosciuta dalle autorità di più alto livello, ciò che rinvia la questione complessa del rapporto fra autorità locali e autorità statuali, autorità che si riferiscono a livelli di governance precedenti. E questo ha come corollario la necessità di individuare organizzazioni efficaci articolate su più livelli. Questo è un punto rilevante perché oltre ad avere un minimo livello di riconoscimento, sarebbe opportuno che il bene continui ad esistere se le attività di appropriazione, fornitura, controllo, applicazione forzata, risoluzione dei conflitti e amministrazione in senso lato siano riferibili a organizzazioni formate da più livelli di governo, il che rinvia ancora una volta alla effettiva applicazione di quel principio di sussidiarietà a cui mi ero riferito precedentemente. Prima di terminare la lezione, è interessante considerare il fatto che il confronto esplicito fra i casi di beni comuni studiati dalla Ostrom in giro per il mondo, in Spagna come in Asia, come in Sud America, si riferisce soprattutto alla gestione di foreste, riserve marine, risaie e forme di gestione delle risorse collettive che hanno caratteristiche rispondenti a beni presenti in natura,
materiali presenti in natura, dimostra che in talune circostanze, quelle in cui vigono quel bene, quelle 8 caratteristiche che ho prima richiamato, è più efficiente una forma di gestione improntata ai beni comuni che la privatizzazione e la gestione autoritaria. La privatizzazione, infatti, può porre problemi di disponibilità delle informazioni e di conservazione della risorsa, e alcuni beni non sono privatizzabili per loro natura, scrive Ostrom, mentre la gestione autoritaria richiede elevate capacità di monitoraggio e di capacità di intervenire in modo equo con i meccanismi sanzionatori. Per quanto riguarda le caratteristiche della risorsa, più queste sono osservabili e misurabili, maggiore, dice Ostrom, sarà la facilità del ricorso a strategie cooperative per il suo sfruttamento. Per quanto riguarda i fattori sociali, in generale, le ricerche di Ostrom ci dicono che la gestione comune dei beni comuni è favorita da un'elevata coesione all'interno della comunità. Possiamo a questo punto chiudere anche questa lezione. Io chiaramente sono a vostra disposizione, sono disponibile per eventuali chiarimenti, e potete utilizzare la modalità via mail. Vi ringrazio ancora una volta, della vostra attenzione. Nella lezione di domani potremmo invece cominciare ad affrontare un altro caso di fallimento di mercato che si intreccia con le questioni legate ai beni comuni, che riguarda le esternalità.